Davis, L-A-G-E-N-T, e chiama il Real. Sicuro che i Blancos vorrebbero uno come lui. Si rincorrono costantemente le voci di mercato su Alphonso Davies, terzino di livello del Bayern Monaco. Sul futuro del 22enne è intervenuto Davies, USA, agente del canadese. Ci sono tanti interessi, anche da club di Premier League. Sono sicuro che il Real Madrid sia uno dei club interessati ad ingaggiare un esterno top come lui. Inter, Handanovic Allopier ha come osservatore. In attesa di intraprendere la carriera da allenatore, Samir Handanovic non resta fermo. E così l'ex portiere sta svolgendo il ruolo da osservatore per i nerazzurri come spalla del DS Dario Bacin. Non a caso oggi era in tribuna per assistere da vicino ad Inter Benfica di Youth League. Osserverà quindi i potenziali obiettivi di mercato della beneamata. Ajax, ufficiale il ritorno di Van Gaal. Luis Van Gaal torna all'Ajax. Non in panchina, bensì in società, l'olandese sarà il consulente del consiglio d'amministrazione dei Lancieri. L'ufficialità è arrivata nella serata di martedì. Lo Sheffield United blinda Osula. Lo Sheffield United è deciso a investire su William Osula. Il club inglese ha ufficializzato il rinnovo con l'attaccante danese, che è rientrato dopo il prestito al Derby County blindandolo sino al 30 giugno 2027 con un incremento d'ingaggio. Crespo esonerato in Qatar, arriva Galtier in panchina. Cambio in panchina Ola-Edouard. I catarioti hanno esonerato l'ex punta di Inter, Lazio e Milan Fernan Crespo, e si preparano ad ingaggiare il 57enne Christophe Galtier, che nella scorsa stagione ha allenato il PSG. FOFANA, no a due offerte per rimanere a Monaco. Le strade di Youssouf Fofana e del Monaco avrebbero potuto dividersi in estate. Uno dei protagonisti dell'avvio sprint dei Monegaschi avrebbe potuto lasciare la Ligue 1 direzione Premier League, come rivelato da The Sun. Il 24enne francese ha rifiutato due allettanti offerte provenienti da Nottingham Forest e Fulham scegliendo di rimanere in patria. «Voglio andare in un posto dove posso continuare a essere convocato per la Francia», aveva spiegato qualche tempo fa Fofana. Kempesurretegui. Se lo avesse convocato Largentina, magari avrebbe fatto scelte diverse. Il Genoa si sta godendo un inizio di stagione decisamente tranquillo, ma caratterizzato in particolare dai gol del suo bomber Matteo Retegui. L'ex calciatore del Tigre ha conquistato il cuore dei tifosi rossoblù, così come quello della nazionale italiana di cui l'attaccante di origine argentina è diventato ormai un punto fisso. La situazione sarebbe potuta cambiare considerevolmente in caso di chiamata dell'albiceleste, come spiegato da Mario Kempis in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. LA Salernitana pensa a Facundo González per gennaio. Lo scarso impiego da parte del tecnico Andrea Pirlo e la situazione di classifica tutt'altro che rosea starebbe spingendo Facundo González a lasciare la Salernitana. Il giocatore della Sampdoria potrebbe andarsene da Genova già a gennaio, complice l'interessamento della Salernitana che proverebbe a portarlo in Campania in prestito. Boca Juniors, il Milan SI inserisce su Valentin Barco. Valentin Barco è uno dei pezzi più pregiati del calcio argentino. Il terzino del Boca Juniors è uno degli obiettivi dichiarati della Juventus, che però deve fare i conti anche della concorrenza del Brighton e del Real Madrid, che si è inserito nettamente nella corsa per il giocatore.
Dall'Argentina giungono però voci su un possibile interessamento del Milan, che è alla ricerca di un vice Theo Hernández. Il 19enne della nazionale Under 20 ha attirato i rossoneri, che avranno modo di sfruttare uno slot disponibile per gli extracomunitari provandoci già a gennaio. Bologna, parla Fenucci. Stiamo trattando il rinnovo con Thiago Motta. Thiago Motta ha espresso più volte di trovarsi al meglio a Bologna. Il tecnico italo-brasiliano è però ancora in attesa del rinnovo del contratto, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane, come comunicato anche da Claudio Fenucci, amministratore delegato dei Felsinei, intervenuto durante l'incontro Lo Sport tra passato, presente e futuro. Lazio, trovato LACCORDO per il rinnovo del contratto di Felipe Anderson. La Lazio e Felipe Anderson continueranno con ogni probabilità la loro strada insieme. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club biancoceleste avrebbe trovato un accordo con il giocatore brasiliano, proponendo un nuovo triennale da 2,8 milioni più bonus a stagione, e prolungando così il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 sino al 2027. LAGENT e Di Lautaro. Rinnovo? Ama LINTER e non vuole andarsene. L'agente di Lautaro Martinez assicura che il futuro dell'argentino è a tinte nerazzurre. Il rinnovo? Ci lavoreremo. Ma posso confermare che ama l'Inter e che non vuole lasciare questo grandissimo club, ha detto a FX Inter 1908. È felice. Si trova esattamente dove vuole stare e con un progetto, quello dell'Inter, che è molto ambizioso. Ha un rapporto spettacolare con i suoi compagni e con lo staff tecnico. In definitiva, si trova in un progetto di alto livello e a lungo termine da parte di uno dei club più grandi di Europa. Ed è molto felice anche per quanto riguarda la sua vita privata, con una famiglia stupenda. Manchester United, con Sancho e rottura, TRZIC vuole riportarlo al Dortmund. Il futuro di Jadon Sancho è sempre più lontano dal Manchester United. L'attaccante, ormai ai margini della rosa, è ai ferri corti con Ten Hag e potrebbe lasciare i Red Devils già a gennaio. Secondo Sky Sports, il giocatore inglese potrebbe clamorosamente tornare al Borussia Dortmund, club nel quale è cresciuto e che l'ha visto esplodere. Il tecnico Edin Terzic sarebbe già in contatto con lui. Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong, firma il rinnovo fino al 2028. Il Bayer Leverkusen blinda una dei suoi gioielli. La formazione tedesca ha infatti chiuso il rinnovo di contratto con Jeremy Frimpong, giunto in Renania nel 2021 e legatosi alle aspirine fino al 2028. Frimpong è cresciuto al punto di essere non solo una delle figure di spicco della squadra, ma al momento è anche uno dei migliori giocatori di Bundesliga nel suo ruolo, ha sottolineato Simon Rolfes, che ha elogiato il difensore olandese, capace di realizzare 2 gol e 3 assist in 8 partite ufficiali. Bayern Monaco. Il presidente Heiner torna sull'acquisto di Kane, è costato meno di 100 milioni. Il passaggio di Harry Kane dal Tottenham al Bayern Monaco aveva fatto particolarmente discutere nel corso dell'ultima sessione estiva di mercato. Il calciatore britannico aveva lasciato gli Spurs per una cifra che si aggirava attorno ai 104 milioni di sterline. Numeri che hanno indispettito il presidente dei bavaresi Herbert Heiner, che, in alcune dichiarazioni rilasciate alla FAZ, ha smentito il tutto. Harry Kane non è costato più di 100 milioni, a meno che non vinciamo questo, questo e quello nelle prossime stagioni, ha spiegato il numero uno dei tedeschi. Escludendo i bonus, siamo sotto i 100 milioni.
Genoa, Roma e Napoli su Gudmundsson potrebbe partire già a gennaio. Tutti pazzi per Albert Gudmundsson, si potrebbe intitolare così una serie TV dedicata al calciomercato. Il calciatore islandese ha realizzato 3 gol nelle ultime 2 partite, consentendo al Genoa di conquistare 4 punti preziosi contro Roma e Udinese. Le prestazioni del giocatore rossoblù non sono passate inosservate, con i giallorossi e il Napoli pronti ad accaparrarselo, come indicato dalla Gazzetta dello Sport. Lipsia. Rinnovo per il capitano Willy Orban. Sembra tutto apparecchiato per il rinnovo fra il Lipsia e il proprio capitano Willy Orban. Secondo quanto riportato da Sky Sport The, il giocatore ungherese sarebbe pronto a prolungare la propria permanenza in Germania sino al 2027. Lazio, fumata grigia per il rinnovo di Zaccagni. È sempre più incerto, in casa Lazio, il futuro di Mattia Zaccagni. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, i primi contatti tra l'entourage del giocatore e la società biancoceleste per il rinnovo fino al 2028 avrebbero portato a una fumata grigia. Zaccagni è in scadenza nel 2025 e la Lazio vuole far di tutto per evitare che si ripeta quanto accaduto con Milinkovic-Savic. Intanto, Juve e Napoli restano alla finestra e monitorano la situazione. Juventus. Attesa Pogba, nel caso tentativo per HOILB ERG. La Juventus attende l'esito delle controanalisi di Pogba per decidere sul futuro del centrocampista. Nel caso di nuova positività, i bianconeri potrebbero cercare un sostituto sul mercato a gennaio, su tutti o i Hoybier del Tottenham. Questa la tattica di Giuntoli, secondo la Gazzetta dello Sport. Sampdoria. Fiducia confermata a Pirlo. Nonostante l'ennesima sconfitta, la Sampdoria conferma Andrea Pirlo in panchina. Secondo la Gazzetta dello Sport, la società non considera a rischio il tecnico verso la trasferta di Ascoli e non ci sono conferme sui contatti con Filippo Inzaghi.